Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 12 dicembre 2023, Santa Giovanna. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Quel mercoledì del 12 dicembre 1979 nasceva ad Ostuni un bimbo al quale i genitori gli attribuirono il nome di Angelo. Quel ragazzino negli anni è cresciuto nutrendosi di architettura e politica, seguendo le orme del suo papà. A distanza di 44 anni, oggi si festeggia un compleanno speciale. Il primo da sindaco di Ostuni, quello di Angelo Pomes. Probabilmente tra i più giovani sindaci della storia della nostra città. Insieme a sua moglie Isabella hanno architettato un capolavoro gemellare, Nina e Tommaso. In questo giorno speciale, caro sindaco, vogliamo rivolgerti i più sinceri auguri per tutto ciò che verrà, per il tuo ed il nostro futuro. Michele Marinelli è il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Ostuni. Subentra a Giorgio Grasso, nominato a capo della squadra mobile di Brindisi. Michele Marinelli arriva dalla questura di Bari. Auguri di buon lavoro dalla nostra redazione. L'associazione musicale Antonio Le Grottaglie formula gli auguri di Natale alla città con il consueto concerto in canto natalizio 2023 presso la chiesa della Madonna del Pozzo. Le interviste di Nando Sallustio. Grande successo anche quest'anno dell'incanto natalizio, il concerto di Natale dell'associazione musicale Antonio Le Grottaglie. Sono qui con la direttrice del coro dell'associazione, Maureen Sergeant, splendida solista anche questa sera, e con i genitori di Antonio, Titina e Giovanni. Com'è stata questa serata, Titina? Per me è stato un incanto vedere tanta gente con questa pioggia. Succede sempre che avviene questo miracolo, che qualcuno da lassù ci aiuta sempre. Grazie a tutti. Giovanni? Sono felicissimo di questa serata, questi ragazzi di Cisternino, i nostri coristi, anche i solisti che hanno cantato, ci hanno dato una grande gioia, Carlo Sgura e anche Cristian Somma. Siamo felicissimi. How was this night, this concert, Maureen? We've had a wonderful evening. We've had fantastic musicians. It's been beautiful, really beautiful. And we say thank you to all of the singers, all of the musicians. They were wonderful. Thank you, everyone. Una serata meravigliosa, musica splendida. Ringraziamo tutti i musicisti e tutto il pubblico. Nel pomeriggio appuntamento alle 17 con la trasmissione Coscienze Politiche, ospite negli studi di Radio Stuni in diretta e in radiovisione l'assessore alle attività produttive Laura Greco, conduce Giuseppe Semerano. Presso il campus accanto al circolo tennis di Ostuni, il gruppo del Movimento 5 Stelle di Ostuni ha piantato e donato alla cittadinanza nuovi alberi in occasione della giornata nazionale che si tiene a novembre di ogni anno. Iniziativa che mira a valorizzare le aree verdi della nostra città. Il servizio con le parole del presidente del Consiglio Comunale Valentina Palmisano. Come Movimento 5 Stelle, fin dal 2015, in occasione della giornata dell'albero che ricade nel mese di novembre, piantiamo degli alberi in ogni città. E abbiamo piantato dal 2015 oltre 60.000 alberi in 250 comuni. E anche come gruppo del Movimento 5 Stelle locale di Ostuni abbiamo deciso quest'anno, come gli anni scorsi, di piantare degli alberi. Abbiamo donato questi alberi quindi alla cittadinanza, al comune di Ostuni, e oggi siamo venuti qui fisicamente a piantarli all'interno del campus della 167 vicino al circolo tennis. Per noi è un segnale, perché vogliamo
vogliamo appunto dare una svolta green a tutte le città, valorizzare il verde pubblico e fare in modo che appunto tutte le città possano avere degli spazi verdi di aggregazione per andare sempre più nel verso della transizione ecologica. Noi come Movimento 5 Stelle ci teniamo tanto a questo e contribuiamo non soltanto con le grandi azioni a livello parlamentare e legislativo, ma anche con le nostre piccole azioni. Il comune di Ostuni ha anche acquisito un finanziamento di 10.000 euro da parte della Regione Puglia, grazie all'impegno dei nostri regionali, in particolare del nostro consigliere regionale Cristian Casili, che si è battuto per questo e ha piantato degli alberi, circa 200 alberi, appunto in una zona del territorio di Ostuni. Questa ottica, diciamo, del reimpianto e della sostenibilità ambientale si vede anche con le decorazioni natalizie, perché abbiamo scelto di utilizzare degli alberi veri che al termine delle festività natalizie verranno reimpiantate. Quindi grazie a tutti gli assessori, al sindaco Angelo Pomes, che hanno voluto e contribuito affinché questo diventasse realtà. Secondo appuntamento nell'ambito della rassegna Christmas in Biblioteca. Oggi si tiene l'iniziativa Caro Babbo Natale ti scrivo, evento che anche questa volta ha raggiunto il massimo delle prenotazioni. Il prossimo appuntamento, dedicato ai piccoli fino a 3 anni, è in programma per il prossimo 15 dicembre. Info e prenotazioni allo 0831 307 503. Secondo giorno del Triduo a Santa Lucia presso la Chiesa del Carmine ad Ostuni, in preparazione della festa di Santa Lucia di domani. Appuntamento dalle 18.30 per il Santo Rosario e dalle 19 per la Santa Messa. Presso l'attico rooftop del ristorante panoramico dell'hotel Monte Sarago si inizia già ad organizzare il pranzo di Natale. Per l'occasione è stato riservato per la cittadinanza un menu a tema natalizio per trascorrere in maniera speciale questa giornata. Info e prenotazioni allo 0831 33 44 70. Si è spenta Rosa Mastronardo, vedova Moro. La celebrazione sequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Matarrese di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, giornata poco nuvolosa, temperature stabili, venti moderati, mare poco mosso. Citazione odierna, buongiorno a te che vivi di speranza, di amore e di perché. Grazie per aver preferito la nostra informazione.